buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo e buon fine settimana. Siamo arrivati oggi a questo è sabato 7 agosto 2021. Questa è una diretta che io faccio da un paio di mesi ogni mattina mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica a Siracusa in via Reierone II numero 12 e chiunque volesse venirmi a trovare, tanti già lo fanno, dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20 tutti i giorni, tranne il sabato, che sono aperto solo di mattina, e la domenica, il riposo settimanale. Il sabato appunto sono aperto solo di mattina, alle 13 stacchiamo, una piccola pausa, e poi nel primo pomeriggio vediamo di fare un paio di sopralluoghi, perché in questi giorni mi avete mandato dei video interessanti che non hanno a che vedere con le buche, non hanno a che vedere con l'abbandono di rifiuti, ma è un paio di argomentazioni che vedremo un pochettino prima di staccare per le ferie. Allora, annuncio quest'anno, dopo 3 anni di lavoro ininterrotto e volontariato ininterrotto, andrò anche io in ferie dal 12 al 19, quindi da 12, cosa è, giovedì a giovedì 19, le attività del volontariato che noi facciamo come Comitato Artisti Siracusani, gioco forza, si fermeranno o rallenteranno, in che senso? Per quanto riguarda il lavoro che facciamo di informare i cittadini sulla raccolta differenziata, ci saranno un paio di volontarie che mi aiuteranno a rispondere, purtroppo non in tempo reale. Sapete, oggi generalmente quando mi mandate un messaggio per la qualsiasi informazione, generalmente nel giro di 1 o 2 ore riusciamo sempre a rispondere. Purtroppo in questa settimana che io sarò tra virgolette in ferie non sarà possibile, anche perché generalmente noi quando diamo delle informazioni, delle risposte ai cittadini, le diamo perché siamo informati. Ovvero, quando voi ci fate una domanda della qualsiasi, noi ci informiamo con chi di dovere e rispondiamo solo quando siamo certi, o quando non siamo certi rimaniamo nel vago, però dando sempre dei suggerimenti e dicendo quale potrebbe essere la soluzione migliore. Ora, ognuno di noi fa volontariato civico e chiaramente io non mi aspetto competenza da parte delle mie volontarie, però mi aspetto che voi capiate che non possiamo rispondere subito. Intanto ringrazio i volontari che come me fanno tutto questo a titolo gratuito. Chi volesse fare delle donazioni, come tutti sanno, le nostre donazioni poi vanno spese per acquistare, in questo caso ad esempio, bitume di qualità o altre attività che noi facciamo. Noi facciamo molte attività di cui molte delle cose che facciamo non le reglamentiamo, ma questo è un altro discorso. Quindi 12-19, rallentamento nel volontariato civico. Purtroppo ci bloccheremo per mettere in sicurezza buche stradali, semplicemente perché da protocollo Tappami devo essere presente io su Siracusa, per cui mancando io fisicamente o comunque non potendo essere operativo al 100% fisicamente, non potremo mettere in sicurezza buche stradali, ma continuate a segnalarle, continuate a fare donazioni che, ripeto, servono per comprare il bitume. Da un punto di vista lavorativo, il negozio rimarrà aperto. Potete venirmi a trovare, ma non mi trovate dal 12 al 19, troverete altre persone che mi aiutano nel mio lavoro. Non risponderò in tempo reale lavorativamente anche in quel caso, potete chiamare il negozio, potete chiamare me, ma non avrò la possibilità appunto di rispondervi. Lo farò sicuramente a partire dalle prime ore disponibili quando avrò in linea, e lo farò sicuramente poi quando riaprirò fisicamente io, ma il negozio rimane aperto dal 12 al 19 agosto. Ci sono tantissime cose su cui stiamo lavorando dal punto di vista del volontariato civico, come ben sapete. Ok, io sono praticamente arrivato sul mio posto di lavoro. Auguro a tutte e a tutti uno splendido fine di settimana. Oggi pomeriggio vediamo di mettere in sicurezza un paio di buchette che mi sono state segnalate. Ok,
d'altronde noi di richieste di messa in sicurezza ne abbiamo tante, ma oggi penso che ci occuperemo in zona alta, vediamo un pochettino. Comunque, se riesco farò anche una diretta, dei video, vi tengo informati su quello che noi facciamo. Buon fine settimana a tutte e a tutti da Salvo Russo.